Bentornati sulla soffitta di Pippo. Una notizia, quella di oggi, che farà felici molti appassionati. Fa una certa impressione leggere che Terence Hill, ormai 82enne, mito degli spaghetti western in coppia con Bud Spencer e da anni legato al personaggio televisivo di Don Matteo, si appresti a tornare a indossare speroni e pistole per un nuovo episodio di Trinità. Il terzo, a 54 anni di distanza dal primo, con protagonista Trinità, la mano destra del diavolo, senza il fratello cinematografico e grande compagno di set Bud Spencer, scomparso il 27 giugno del 2016. In una recente intervista, Terence Hill, all'anagrafe Mario Girotti, veneziano trapiantato a Roma, classe 1939, ha raccontato che in estate inizierà a girare in Abruzzo Trinità, la suora e la pistola, ispirato a una storia vera in cui introduce anche un personaggio storico, Billy the Kid, la pistola. Un film dal sapore antico, in cui a 82 anni l'attore decide di ritornare nel ruolo che gli ha dato il grande successo del film e che, confessa, ha amato di più. Una decisione coraggiosa, anche perché Terence Hill, malgrado sia in splendida forma e mostri molto meno dei suoi anni, è molto diverso da quel biondino scanzonato che insieme a Bambino scorazzava per il West, girato nella campagna romana degli anni 70. Quella di Terence Hill, per quanto possa sembrare una scelta temeraria, rientra curiosamente in un filone che da qualche anno va per la maggiore tra molte star del cinema, ritornare a interpretare, in un'età matura, ruoli iconici interpretati in gioventù. Spero che questa notizia abbia fatto felice anche voi quanto ha fatto felice me, che sinceramente mi riempie di gioia ma anche di molta curiosità. Scrivetemi in un commento che cosa ne pensate, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, noi ci vediamo alla prossima sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao! Se questo video ti è piaciuto lasciami un like e condividi. Sostieni la soffitta di Pippo abbonandoti al canale, avrai accesso a tanti contenuti esclusivi. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao!